The Toasters, ti ho svegliato Mario, sei un po' incavolato, volevi lanciarmi cappi, ti capisco, la vita è dura. Cioè, allora, è assurdo come svegliarsi, è super traumatico quando c'è lezione, qualcosa, però quando non c'è niente, domenico, non lo so, è tipo, non lo so, ok, sono sveglio, vabbè, lasciamo perdere queste idiozie. Bentornati a, com'è che l'avevo chiamato? Le avventure family friendly e legali di Dani nei livelli personalizzati di Super Mario Odyssey o qualcosa del genere. Sì. Dopo un bel po' di tempo, perché direte? Beh, diciamo, la situazione è complicata, cioè in realtà neanche tanto, vabbè, casomai dopo ve lo spiego. Comunque, oggi faremo, come immaginerete dal titolo, qualcosa di un po' atipico. Sì, lo so che mi state odiando in tanti, però appena l'ho visto ho detto la devo provare, assolutamente la devo provare, anche se è orribile, che diamine sono ste... Bene, comunque, sì, il tipo vuole crediti ed è anche giusto, come sempre darò crediti a King Bowser 183, che è il creatore principale di questa mod, e Seacat Videogames, e anche PewDiePie, suppongo, perché sì, questo è il mondo di PewDiePie in Super Mario Odyssey. Non ho mai visto il mondo di PewDiePie. L'acqua è fasulla, proprio grandissimo amico. Perfetto! Perfetto! Collisioni proprio 10 su 10. Oh, wow. Vabbè, suppongo che in qualche modo si debba passare, però. Che tristezza. Ok, il tipo ha detto che ci sono quante lune. Non ha scritto quante. Ci sono delle lune. È stranissimo. Soprattutto perché la musica di Minecraft, cioè, diciamo, non c'entra un cavolo con. Non posso entrare, ovviamente. La musica di Minecraft non c'entra un cavolo con Mario, è tutta un'altra atmosfera. Però, allo stesso tempo è figo. Purtroppo la luminosità è quel paese, come vedete, insomma, non ci ha impiegato molto su quello, però tutto sommato, va. Carino. Non c'è mezzo nemico. Però almeno ci godiamo la musica di Minecraft, suppongo. Non mi dire che gli alberi non hanno collisioni. Non hanno collisioni, perfetto. Non che mi aspettassi molto. Il tronco ha collisioni? Il tronco ha collisioni. Quindi, no, vabbè, insomma. Su Minecraft posso salire sugli alberi. Perché non su Mario Odyssey? Mario è troppo ciccione. Steve pesa mezzo grammo. Bah, vabbè. Allora, vediamo dove sono ste lune. Non lo so, andiamo da qualche parte. Non conosco il mondo di PewDiePie. Suppongo che qualcuno l'abbia nascosta a casa sua. Che ci fa sto blocco mancante qua? Mi frustra, stanotte non dormo perché manca questo blocco. Ah, che odio, mannaggia. Soprattutto perché qua è diverso rispetto... Ah! Oh, siamo entrati... Dove? Da nessuna parte, suppongo. O forse sì. What? No, non credo si possa entrare. Va bene. Va bene. Troverò mezza luna entro domani mattina. Ehi, Doggo! Sei un modello, perfetto. E fai laggare! Lag Doggo! Oh, siamo entrati! Siamo entrati! Però non vedo niente. Ok, ora vedo. Questa è una luna. Ok! Va bene. Sento un'altra luna vicina. O sbaglio? Sì, è là dietro. What the fuck? Ok. Va bene, non so quante ce ne sono, quindi... Ok, ce ne sono 11, va bene. Ce ne sono 11. Oh, vabbè, dai, almeno le collisioni qua sono giuste, no? Sì, ok. Oh, what? Io ancora sta cosa delle foglie... Sta cosa delle foglie mi dà fastidio. Su Minecraft si può salire sulle foglie. Ah.
rovina tutta la struttura della casa pure perché a quanto pare PewDiePie ha fatto... Oddio, la telecamera. PewDiePie ha fatto il pavimento con le foglie per qualche motivo. Vabbè. Non sento altre lune vicine, quindi... Andiamo altrove, suppongo. Anzi, cosa c'è qua? Cosa c'è qua? Oh, figo. Oddio, un po' mi sta facendo venire la nostalgia di Minecraft. A parte questi effetti paranormali, sì, insomma, Minecraft, guardate, io Minecraft ci giocavo un sacco ai bei tempi andati, principalmente scuole medie. Insomma, primo superiore, insomma, non riesco a salire. Oh, ok, ci siamo. Bellissimo, Paper Mario Minecraft confirmed. Oddio, questa telecamera. Mio cugino con 5 centesimi te la faceva meglio. Canale Alfa, portami via. Mancanza di un canale Alfa, oddio. Oh, là sotto ci deve essere qualcosa, no? Vediamo. La mia morte. Nice. Perché PewDiePie ha fatto un letto per Bigfoot? Va bene. Ok, qua dentro ci deve essere qualcosa, infatti. You got a moon. Sì, ho messo il testo in inglese per poter vedere se c'era qualche testo personalizzato, ma non c'è un bel niente. Vabbè, si può entrare anche di qua. Ok, era qua, suppongo, piano. Ok, la luna è qui dietro, la vedo. Perfect. 4 su 11, ma perché 11? Che fastidio! Sì, è un numero primo, mi dà fastidio! Ok. Ma aspetta, la mappa è... No, ok, non è della... Ah, di nuovo! Non è del livello personalizzato. Oh, aspetta. Entrata segreta? No, semplicemente un blocco messo a caso, che fastidio! La simmetria! Infami, conoscete la simmetria? Eh? Proviamo ad andare là? Perché ci sono delle scale messe così? Cosa mi rappresenta sto coso? Cioè, oddio, non lo voglio dire cosa mi rappresenta, eh. Oh, dovevano essere... Dovevano essere le avventure family friendly di Dani nei livelli personalizzati di Odyssey o quel che è. Non le avventure quasi family friendly al 60% family friendly. Come on, perché c'è una pozza d'acqua a caso qua? Non so perché mi ricorda Breath of the Wild, il tempio, quello là iniziale. Oddio, paragonare sta roba con Breath of the Wild è un po' da eretici, però... Insomma, la prima cosa che ho pensato, perché c'è quel coso messo a caso così, ormai non mi chiedo più niente. In realtà me le sto chiedendo, però, ok. Oh, secondo me là c'è qualcosa, ci deve essere qualcosa. Per forza. Io non sono esperto di modding, però se non sbaglio ci sono certi livelli di Mario Odyssey con l'acqua. Quello di Wind Waker, no? C'è una luna! Ok. Oh, ma se il carbone non ha collisioni, il ferro... Non ha collisioni. Bene. Siamo entrati dentro il maiale. Ok. Ci deve essere una luna qua dentro. Se non c'è una luna dentro il maiale, dove deve essere? Sarebbe figo però poter interagire con le robe. Ci sono gli interruttori su Odyssey. Vabbè, dai, è stato un progettino veloce, lo capisco. Non mi abituerò mai ad entrare nelle porte così, però. Insomma, la vita di Mario. Sì, perché ci sono tutti sti letti qua accanto? Vabbè, meglio non farsi domande. Che dite, cambiamo mod? Cambiamo mod, ne volevo fare vedere un'altra oggi. Or dunque, la prossima mod che
dovrebbe essere accessibile da queste parti, se la trovo. Forse sono scemo io, ha detto il tubo vicino alla Odyssey. Io sono vicino alla Odyssey, non vedo tubi. Ok, ci siamo. Dovrebbe essere questo, se riesco a fare una cosa basica come entrare in un tubo. Bene. Non crashare. Ok. Sì, questo è il castello di Bowser. Con un coso nero gigante in mezzo. Beh, suppongo che è tipo lo sfondo. Però sembra molto figo, sembra molto figo. Sembrano le texture di 3D Land / 3D World un po' migliorate in un certo senso. Forse upscaling, non ne ho idea. Comunque è un livello inedito. Inedito nel senso che, cioè, non è preso da un altro gioco, da un qualcosa. Però ovviamente gli asset lo sono. E niente, dice sto tipo che ci lavorava da un sacco di tempo. Vabbè, metto il suo nome sopra perché in questo momento non ho la pagina della mod aperta. Le mod sono su Game Banana, ve le metterò in descrizione. Ovviamente vi serve custom firmware, cioè. No, Nintendo le ha rilasciate come DLC e ha pagato i creatori. Sarebbe figo però, eh. Un'utopia? Però sarebbe figo. Più che utopia, un'impossibilità. Fine. Oddio! Ci sono i... Tieni, cosa stavi dicendo? Ci sono gli stordini, ci sono gli stordini. Gli stordini. E poi c'è il tipo... Oh, wow, 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 what? Non l'avevo manco visto. Oddio, sto già morendo e mi ha... Cioè, il gioco mi ha pure dato più... più vite e io sto morendo nonostante tutto. Vabbè. Comunque, devo essere onesto. Seppur non mi faccia impazzire il genere 3D Land, 3D World, platforming lineare, robe varie, un pochino ha il suo fascino, un pochino mi manca. Ma non lo preferisco, continuo a non preferirlo rispetto a Mario Odyssey e Mario 64, un pochino Sunshine. Anche se Sunshine, onestamente, diciamo, cioè, non è aperto come Odyssey e Mario 64, cioè sì, sicuramente più di Galaxy e 3D Land, soprattutto 3D Land, perché diventano gialle. Vabbè. E in 2D, sì, io non riesco ad arrivare là sopra, vi giuro, provo a premere sopra, però non... sono bloccato in una dimensione, niente da fare, quindi non so come si prendano quelle robe. Che poi, rischio. Muoio e basta. Genio. Grandissimo. Che poi perché mi fermo a rompere le scatole? Non letteralmente. Cioè, letteralmente. Sì, proprio letteralmente. Perché tanto, cioè, che servono le vite su Mario Odyssey? Le monete. Le vite, cioè, sì. Intendevo dire le monete come vite. Perché alla fine, vabbè, sì, servono a prendere robe, robe varie, sì. Però diciamo che una volta finito il gioco non è che c'è pure tutta questa importanza delle monete. Perfetto, proprio. Perfetto. L'unica cosa che riesco a centrare sono i nemici, no? Le piattaforme. Oh boy. Oh boy. Ecco. Aspetta, ma ci sto pensando solo adesso. I Twomp non ci sono su Mario Odyssey. L'ha aggiunto il tipo. Infatti, non a caso, non ha l'animazione alla faccia, però... cioè, figo. Mi fa pensare bene per il futuro del modding di Odyssey. Voglio andare là sopra! Come on, non ci riesco. Non mi fa proprio premere sopra. Non si può. Allora, perché me lo metti? Non capisco se ci va da qualche altra parte. Aspetta, mi ha sbloccato il movimento... What? Cioè, allora, scusatemi. Nel momento in cui lui mi ha colpito col vento, mi ha risbloccato il movimento tridimensionale. What the f... non capisco. Oh! Oh! Forse ha messo dei punti in cui il movimento tridimensionale si sblocca. Oppure in cui quello bidimensionale è bloccato.
Ok, il tipo ha detto che ci sono 5 di questi. E la luna finale, che è lo scontro con... con me, vero? Sì, esatto, proprio con te. Allora... Ciccio! Hai fatto spoiler di Toasty Cake! Oh no! Aspetta, sei tu che hai spoilerato, non mi truffare! A che serve sto coso? È solo for the lulz? Per osservare le texture che hai messo? Suppongo? L? Vabbè... ok. Vabbè, per vedere avanti nel livello, ovviamente. Pure. E quindi sì, il movimento... Oh, si è ribloccato il movimento in 2D. Non lo so, ogni tanto si blocca. Boh, vabbè. Scendi? No, non scende. Vabbè, saremo qui molto, mi sa. Vabbè, lasciamo perdere. Madonna, questa parte è scomoda perché non sono programmati come penseresti che siano programmati, perché non sono programmati da Nintendo. Che non mi pare ci fossero nel gioco originale, giusto? Sto dicendo una cavolata? Non me li ricordo comunque. Vabbè. Oh, questi sono fighi, devo dire. Le texture sono molto fighe. Mi piace sto livello, fa molto Nintendo. Complimenti davvero al creatore se sta vedendo sto video, sicuramente no. Però, dovevo catturarlo, vabbè, tanto respawna fortunatamente. Non volevo rimanere bloccato, ok, what? Ah, di là, va bene. Comunque, sono l'unico che adora sti nemici, cioè sono troppo divertenti da usare. Ups. Tac, tac, tuk, tac, TikTok. No, no, TikTok no. Proprio quello no. Ok, ci siamo. Ci siamo per un pelo, proprio sulla circonferenza. Muori. Uccidiamo i simili, omicidio. Beh, sì, è la vita, è il ciclo. No, non è per niente il ciclo vitale. Però ok. Qua cosa c'è? Niente. Man, those jumps are high. Ah vabbè, probabilmente il tipo non ha... Oh, mi sa che c'è qualcosa di segreto là. Forse c'è una luna. Una mini luna. Mi sa che il tipo non ha controllato la lunghezza del testo in game. Facciamo così. Per essere, proprio per andare sul sicuro. Tac. Non ci arrivo. Tac. Per un pelo. Perfetto, perfetto. What? Recupero? Non recupero. Quando si arrampica qua è praticamente... Scusate, sono un idiota. Mi ero dimenticato che agitando il controller si andasse più in alto. Ma ero stato un quarto d'ora bloccato qua come un idiota. Mi vergogno di me stesso. Aspetta, ma si prosegue di qua. E allora là cosa c'era? Scusami. Cosa c'era? What? Non c'è niente là? C'è una strana roba. Vabbè, andiamo avanti per ora. Non lo so. Quella piattaforma strana, boh, vabbè. Che è sta roba? Perché hanno dei cancelli? Boh, vabbè. Decorazione. What's up? È dorato o è solo... No, penso che sia la luce. Ok, piccolo... puzzle. Oddio. Chissà cosa devo fare. Che figata. Oh, ma sto livello personalizzato è davvero... fantastico. Mario Maker 3D quando? Salvato per un pelo. Oh boy, ok. Vai Mario, ce la puoi fare, crediamo in te. Let's go. Cioè, sono già alla fine. Dove erano le altre lune? Le altre mini lune? Le ho perse tutte. Vabbè, la cutscene la conoscete.
la salto. Cioè, perché? La battaglia così semplice devo sbagliare? Muori! Se mi dai un cuore non sarebbe pure male. Ora! Sospeso, vabbè. Quelle collisioni sono un po' strane, però è figa l'arena, mi piace. Originale. Un'arena diversa dal solito. Oh, la musica! La musica, me ne sono accorto ora! La musica, vabbè, avete capito da dove viene la musica, vero? E non lo dico perché poi è spoiler. Oggi ne ho avuto abbastanza. Amico? Dammi il tuo cappello. Aia, oh! Ok, mi sa che questa non è la strategia ideale. E non lo batto da un po'. Boss personalizzati sarebbero fighi, però non mi pare di averne visti. Già l'arena è tanto, non avete idea di quanto sia difficile creare un boss personalizzato. Oh! Là dietro c'ho un cuore, se permetti, Bowser. Prima che sparisce. Ok. Ok, allora la strategia è con calma. Aspettiamo che lancia tutte le robe e poi a distanza. Perfect. Questo mi fa venire in mente la gente assurda che fa le challenge di Mario Odyssey senza saltare, robe varie, e sta battaglia è impossibile. Gente assurda. Cioè, gente assurda. Praticamente solo Smolent. Vabbè, ce ne sono altri. Smolent è il pazzo uomo principale. Bowser è infilato nella lava, però ok, bene. Praticamente ho mancato tutte le mini lune. Poteva andare meglio. Ma, vabbè. Molto, molto, molto figo. Vorrei vedere più livelli di questo tipo, però... Insomma, già ci ha messo un sacco di tempo a fare questo, quindi... Insomma, purtroppo il modding di Odyssey non è semplice. In generale dei giochi 3D ci vuole molto tempo. Io sto iniziando a sperimentare nel creare un platformer 3D e vi assicuro che è un processo molto lungo. A livello di design principalmente, perché a livello di scripting, il movimento, le cose non sono difficili, almeno quelle di base. Ancora non ho provato a fare tutte le tecniche assurde di salti, robe varie, tipo in base alla pressione del tasto o altro. Vabbè, non è il proprio... c'è tempo e luogo per ogni cosa, però diciamo non è la discussione più adeguata per concludere il video. Noi ci vediamo al prossimo... di Modis, cioè no, di Dani e le sue avventure, Family Friend in Chicoria Land e il suo amico Giovanni impastato. No, non era proprio così. Vabbè, comunque sì, ci vediamo da qualche parte, statemi bene e bye bye.